Oggi abbiamo fatto il punto su queste prime giornate di attivazione di una metodologia rinnovata, insomma, di controllo del territorio, con queste iniziative che abbiamo definito alto impatto, perché vabbè, è giusto per distinguerli rispetto a quelle che sono le ordinarie attività che le forze di polizia già assicurano sul territorio. Noi riteniamo che ci siano degli elementi di grande soddisfazione, quindi intendiamo proseguire in maniera sistematica. Ovviamente lo faremo questi giorni, è assurdo ai fasti della cronaca, Caivano col Parco Verde, ma non è solo Caivano, sappiamo bene che ci sono contesti territoriali che pongono problemi analoghi, talvolta anche, insomma, più critici. Quindi abbiamo fatto anche un po' una riflessione condivisa anche con i magistrati di quali possono essere i contesti in cui questo può accadere, questo sia per quanto riguarda le aree della città metropolitana, insomma dell'area metropolitana, e sia per quello che riguarda proprio il territorio che è ricompreso nel capoluogo. Quindi andremo avanti. Io non credo, come qualcuno ha detto, che non siano, che siano servizi sproporzionati rispetto ai risultati, perché innanzitutto il primo risultato è quello di rendere visibile e tangibile, insomma, la presenza dello Stato in contesti in cui troppo spesso si è detto, come narrazione un po' retorica, lo Stato non c'è. Quindi questa è la prima risposta, che invece lo Stato c'è anche in quel modo, non solo in quel modo. E poi perché, insomma, abbiamo ottenuto anche dei risultati che, insomma, il prefetto ci ha in qualche modo elencati, che quindi ci incoraggiano a proseguire alla ricerca sempre di più, ecco, di questi risultati che sono il segno tangibile di una ripresa del controllo, insomma, di certe aree. Il sindaco ha contribuito alla discussione e ci ha quindi dato il suo contributo di pensiero rispetto al fatto, ovviamente, di mantenere alta l'attenzione anche sul territorio del capoluogo. Lui anche sindaco metropolitano, per cui insomma è andato a tutta la provincia. Però ecco, noi infatti abbiamo fatto una riflessione in quelle che sono le aree cittadine, che al pari di quell'intervento che abbiamo fatto giorni fa, quello ai quartieri spagnoli, che segnalo a proposito appunto di risultati ottenuti, ci ha portato ad arrestare persone che erano ricercate, arrestare persone volte in flagranze di reato, sequestrare droga, soldi, armi, videosorveglianze, come dicevo, utilizzate diciamo, da vedetta, insomma, per preservare quei contesti dall'arrivo delle forze di polizia, quindi segnali anche molto importanti in termini di efficacia di una ripresa del controllo di quelle zone. Chiaramente il sindaco, che lo ringrazio, insomma, nell'esprimerci apprezzamento e condivisione per quello che è stato fatto, ci ha segnalato, e siamo d'accordo, insomma, era già all'attenzione del Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica la possibilità di estendere questa attenzione in quelle modalità anche in altri contesti cittadini, e quindi ci sarà una pianificazione provinciale che prevederà una certa regolarità anche di queste. In più cercheremo di dare soddisfazione a un'altra invocazione del sindaco e del comitato provinciale, quella di comunque una presenza costante diciamo, del controllo del territorio attraverso i sistemi ordinari, quindi presenza rafforzata in alcuni contesti cittadini che verranno individuati, che bene o male sapete. Stiamo ragionando se dovessimo riuscire ad avere, ci stiamo impegnando con il sottosegretario Molteni a livello nazionale, a ripristinare dotazioni soprattutto delle risorse dei militari del progetto Strade Sicure, ecco, quindi anche attraverso l'attenzione da quel punto di vista di ripristinare anche qui una rinnovata e accresciuta attenzione.